Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle anteprime e novità che troveremo quest'anno a Lucca Comics and Games. Le nuove uscite e le novità sono veramente tantissime. Io ho cercato di fare una selezione per quelli che sono i miei gusti. Un po' ho imparato a conoscervi, quindi secondo me alcuni dei titoli di cui vi parlerò oggi potranno interessare anche voi. Direi di partire immediatamente con le novità. Wow! Per farvi un po' capire, mi è arrivato giusto un pacco piccolo piccolo da parte della casa editrice, con appunto le ultime uscite e alcune delle anteprime che saranno presenti in fiera. Quella forse più attesa che uscirà ufficialmente in libreria il 7 di novembre è Le ragazze del Pilar, di Teresa Radice e Stefano Turconi. Il prezzo di copertina di questo fumetto è di 19 euro e si tratta di una raccolta di storie, primo volume di una serie, incentrata appunto sulle ragazze di questo bordello che abbiamo un po' imparato a conoscere grazie al Porto Proibito. In fiera troverete anche una versione variant di questo fumetto, molto molto bella, ovviamente. Come vi dicevo, si tratta di una raccolta di storie, ognuna concentrata su una ragazza diversa. Altra super anteprima che troveremo in libreria invece il 14 di novembre, ma che sarà appunto presente in fiera, è La Belgica di Tony Bruno. Il prezzo è di 20 euro e anche in questo caso si tratta della prima parte di un viaggio di esplorazione che si ispira alla leggendaria spedizione belga in Antartide. Da qua sulla terra è bellissima, mi aveva completamente rapita, quindi sono molto curiosa di leggere qualcosa di nuovo di quest'autore. E penso che incuriosirà anche molti di voi. Il primo volume in particolare si chiama Il canto delle sirene. Altra anteprima è Eni alle stelle di Joe Pota, primo graphic novel che lo vede come autore completo. Ve lo ricorderete sicuramente i disegni di Un anno senza te, bellissimo. Questo fumetto ha un prezzo di copertina di 20 euro e si tratta di una storia fantasy. Il protagonista è un giovane che non vuole rassegnarsi al suo destino, ma vuole appunto mettersi alla prova ed è intenzionato a capire quali sono le sue vere capacità. Personalmente adoro lo stile di disegno, quindi sono molto curiosa di leggere questa storia, anche perché si tratta di una storia fantasy, quindi mi aspetto delle cose veramente magiche. Non mi ricordo se l'ho detto, ma l'uscita di questo fumetto è prevista per il 7 di novembre. In uscita invece il 31 di ottobre troviamo Jane, una rivisitazione del grande classico Jane Eyre ambientato ai giorni nostri, quindi in una chiave moderna, in particolare a New York, di McKenna e Perez, il prezzo di copertina è di 21 euro. Non lo so dire per tutti i fumetti, ma gli autori di questi graphic novel saranno presenti in fiera, quindi potrete anche farvi schiacciare il vostro fumetto. È in pratica la storia di una bambina rimasta orfana, sempre vissuta in un piccolo paesello, che fugge a New York e cerca la propria strada nel mondo e si ritrova a fare la tata di una bambina ricchissima. Comunque, se siete dei grandi appassionati di questo classico, è un fumetto da recuperare così a occhi chiusi. Tra l'altro, McKenna è una sceneggiatrice molto famosa, è la stessa del Diavolo Veste Prada, quindi sono doppiamente curiosa. Sempre il 31 ottobre uscirà anche Alice di Sogno in Sogno di Giulio Maccaione. Io sono rimasta completamente stregata dalla copertina di questo fumetto perché presenta una sovracoperta in acetato trasparente con dei dettagli della copertina stessa, in particolare questi gattini, e la trovo fighissima, mi piace veramente un sacco. Il fumetto è inoltre colorato da Giulia Adragna, il fumetto ha un prezzo di copertina di 18 euro e vede per protagonista una ragazza in grado di vedere i sogni delle persone che le stanno accanto. Sembra un potere fighissimo, ma in realtà le ha sempre dato un po' di fastidi e di noie, fino a quando non le sarà effettivamente d'aiuto perché le permetterà di svelare un segreto a lungo celato. Altro fumetto assolutamente da recuperare uscito proprio in questi giorni è Mercedes di Daniel Cuello. Lo so, anche in questo caso tutti attendavamo questo graphic novel, io ho amato la follia Residenza Arcadia, quindi contavo veramente le ore, i minuti, i secondi all'uscita di un suo nuovo lavoro. Il prezzo di copertina è di 21 euro e la protagonista di questa storia è appunto Mercedes, una delle donne d'affari più potenti al mondo. Fino a quando però sarà costretta a venire a patti con tutto ciò che ha fatto ed accettare le conseguenze delle sue azioni. La vedremo quindi fuggire, in sostanza. Ci viene presentata come una storia molto articolata, stratificata. Sono molto curiosa, soprattutto per via della protagonista che mi sembra molto carismatica e vedere un percorso, diciamo, di declino.
di un personaggio del genere potrebbe essere molto interessante. In questo fumetto ci sono poi 16 pagine extra con dei contenuti speciali per i 10 anni di Bao Publishing, è un'edizione speciale quindi che ha prezzo comunque normale ma offre qualcosa in più. E sempre di questa edizione di 10 anni che si riconosce grazie al logo dorato fanno parte anche Alice di Sogno in Sogno, La Belgica e Le ragazze del Pilar. Tra l'altro anche di questo fumetto ci sarà una variant bellissima, bellissima. Se avete l'opportunità di andare in fiera, accaparratevi le variant perché poi successivamente sarà molto 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 difficile recuperarle. Fumetti Bao già usciti ma che comunque vi consiglio sono innanzitutto Dosei Mansion, questo è il terzo volume di 7. Di Isaiwa Oka, ha un prezzo di copertina di 7,90€, è una storia molto carina con un tratto delicato, molto kawaii, in cui i personaggi hanno delle teste un po' tonde, sproporzionate, che racconta le avventure di un giovane lavavetri nello spazio, Mitsu, che cerca di ripercorrere un po' la carriera del padre misteriosamente scomparso. Fumetto che devo ancora leggere ma non vedo l'ora è Le anime di Edo di Koichi Masara. Questo è un volume unico al prezzo sempre di 7,90€. Avevo già letto I doni di Edo che mi aveva stregata, perché è una raccolta di storie ambientate nell'antico Giappone, quindi si parla tanto di tradizione, di antichi valori, però con un tocco diciamo moderno dato dallo stile dell'autore. Sono quindi molto molto curiosa di leggere anche questo volume. Passiamo ora alle novità J-pop che vi consiglio di tenere d'occhio. Innanzitutto la scelta di Pandora, ve ne ho parlato recentemente sul blog, quindi trovate già la recensione online. L'autrice Yudori è una giovane coreana che sarà presente a Lucca Comics. Questo è il primo volume di 2 e proprio il secondo volume sarà presentato in anteprima a Lucca. Quelli che non potranno andare in fiera lo troveranno in fumetteria e libreria dal 6 di novembre. Si tratta di una bellissima storia di formazione, si parla di famiglia, del complicato rapporto fra Pandora, la protagonista, e suo padre, del passato della madre che Pandora non ha mai conosciuto perché è morta dandola alla luce. Si parla anche di discriminazione, di diversità. La storia è ambientata comunque a New York e Pandora ha dei tratti diciamo molto caratteristici, ha gli occhi orientali, la pelle un po' più scura, quindi deve far fronte anche a tutte le varie chiacchiere della gente. Io mi sono divertita tanto perché è un fumetto con una protagonista sfrontata e abbastanza divertente ma anche malinconica. Iconico. Assolutamente da leggere. In anteprima ci sarà poi I fiori del male di Kazuo Kamimura, autore che io ho conosciuto con L'età della convivenza. Lo ritroviamo in questo volume unico, sempre in una veste particolarmente drammatica ma anche sadica. Ci si concentra sulle perversioni dell'uomo. Il protagonista in particolare è un uomo d'affari che diciamo si diverte a sottomettere, ad approfittarsi di delle donne e proprio a sfruttarle. In particolare seguiamo il percorso di Sayuri, che viene proprio iniziata a questo gruppo di schiave diciamo sessuali. Sempre per J-pop troveremo poi Verso la Terra di Keiko Takemiya, presente in un box con all'interno i 3 volumi a 30€. Takemiya è una delle autrici più influenti del panorama shoujo manga, soprattutto degli anni 70. Questa storia in particolare ha un risvolto fantascientifico, ma comunque delle tematiche tutt'oggi moderne e attuali. Mentre stavo editando questo video, mi sono accorta che è saltata la registrazione di un piccolo pezzo dedicato a 3 uscite J-pop, quindi non preoccupatevi, sono sempre io, semplicemente il giorno dopo. Usciranno 2 fumetti di Arada, 2 raccolte di storie, una con un'impronta più negativa, con un approccio negativo diciamo alla vita, la seconda invece un po' più positiva e sexy. Arada è un'autrice di yaoi molto controversa, io ho imparato a conoscerla soltanto nell'ultimo anno e devo dire che il suo tratto mi piace tantissimo. Diciamo che alcuni suoi personaggi hanno un lato oscuro che mi affascina proprio perché anche in poche pagine è in grado l'autrice di dare spessore comunque ai suoi personaggi. Proprio per il diverso approccio alla vita, le 2 raccolte sono chiamate Nega e Posi e avranno un prezzo di copertina di 6,90€. Un altro boys love che mi incuriosisce da morire è The Dream of Cuckoos. Non mi ricordo se sono soltanto 2 volumi o comunque una serie, in ogni caso verrà presentato il primo. Il protagonista della storia è uno studente universitario innamorato di un suo vecchio compagno di scuola, ma decide di non dichiararsi perché teme di macchiare
invecchiare l'immagine candida di questa persona e inizia quindi una relazione fisica con qualcun altro. Succede però un incidente fra queste due persone e da lì il nostro protagonista si convince che la personalità, l'anima, diciamo, della persona di cui è innamorata si sia trasferita in un'altra persona. Io avevo adocchiato questo fumetto già tempo fa su Instagram da dei profili tedeschi, ero rimasta molto incuriosita dal tratto, mi sembrano dei visi veramente angelici, molto molto definiti, belli. Il prezzo di copertina dovrebbe essere di 6,90 euro e uscirà ufficialmente in librerie e fumetterie il 6 di novembre. Per quanto riguarda Star Comics, l'uscita più attesa penso che sia per tutti Sailor Moon. Ebbene sì, è arrivata finalmente l'Eternal Edition con questa copertina olografica che racconta per l'appunto le avventure di Sailor Moon, non penso che abbia bisogno di presentazioni, verrà presentata in anteprima a Lucca, il prezzo di copertina è di 14,90 euro, fumetteria uscirà invece il 13 di novembre. Vi segnalo inoltre The Ghost in the Shell, un albo che raccoglie i lavori di diversi autori perché c'è ovviamente uno dei miei autori preferiti, LRNZ. Si tratta di un volume speciale che raccoglie appunto delle storie inedite realizzate da autori non giapponesi ma ambientati appunto nel mondo The Ghost in the Shell. Passando ad Ainit, le novità sono tante, ve ne segnalo due che dovrò assolutamente recuperare terminata la fiera e quando poi usciranno in fumetteria. Il primo è di un'autrice che abbiamo già imparato a conoscere grazie a Bao Publishing, ovvero Isai Waoka, ed è Nekomichi. Come forse si può intuire dal titolo, Neko, si tratta di una storia incentrata sui gatti, quindi se siete fan, se vi piacciono, se siete dei gattari come me, sicuramente questa storia farà per voi. Tra l'altro il tratto molto dolce, come vi dicevo, kawaii dell'autrice, secondo me renderà ancora più irresistibili i gattini. Il prezzo di copertina è di 16,90 euro. L'altro fumetto è Diario di Hanako di Machiko Kiyo, che forse avrete già sentito nominare perché sempre per Dainite è stato pubblicato Cocoon. Fumetto molto forte sulla guerra, devastante, ma anche questo si preannuncia altrettanto perché si ispira al diario di Anna Frank. Una storia altrettanto forte, sempre incentrata sugli orrori della guerra, per non dimenticare. Il prezzo di copertina è di 29,90 euro. Per quanto riguarda il mondo Panini, sapete che non sono una grande amante della Marvel, quindi vi segnalo semplicemente due uscite, una Planet Manga, una Light Novel, che in realtà è già uscita, ma vi consiglio comunque di adocchiarla, recuperarla, insomma, secondo me promette bene. Il fumetto in questione è Samurai 8, la leggenda di Hachimaru, di Masashi Kishimoto e Akira Okubo. Ebbene sì, è tornato il papà di Naruto, questa volta si occupa soltanto della storia e sempre di antichi guerrieri si parla perché è passato dai ninja ai samurai essenzialmente. Io sono molto incuriosita principalmente perché adoro tutto ciò che riguarda ninja, samurai, in copertina c'è anche un gatto quindi... Basta veramente poco per conquistarmi. Sciocchezza parte, il protagonista di questa storia è appunto un ragazzo che aspira a diventare samurai. Che ci vuole, direte voi? In realtà sembra una missione impossibile perché ha una costituzione veramente molto molto debole. Ma tutto cambierà quando incontrerà ovviamente un gatto samurai. Il prezzo di questo fumetto è di 4,90 euro, noi lo troveremo in fumetteria il 7 di novembre. La novel invece che vi consiglio di tener d'occhio è Io e Mr. Fahrenheit. Il prezzo di copertina è di 19,90 euro e racconta la storia di un ragazzo omosessuale che si avvicina pian piano ad una compagna di classe che scopre essere appassionata di boys love. Secondo me questa storia può essere molto interessante perché confronterà quello che vuol dire essere omosessuali e come viene invece dipinta la relazione, il modo di essere, eccetera, eccetera, nelle storie, ad esempio, boys love. Da una parte quindi vediamo questa ragazza super appassionata, legata magari anche ai luoghi comuni di questi fumetti, di queste storie, e quella che invece è la realtà. Quindi c'è uno scontro fra quello che si è e quello che la società si aspetta invece da te. Le premesse dunque sono molto interessanti, speriamo bene. Vi segnalo poi l'uscita di Attica per Sergio Bonelli editore, fumetto di Giacomo Bevilacqua che verrà presentato in anteprima a Lucca Comics, uscirà poi in fumetteria dal 14 di novembre. Si tratta del primo volume di una serie che vede per protagonista appunto Attica, una città che è ormai diventata meta turistica. Perché infatti in un ipotetico futuro questa è considerata la città più bella e moderna del XXI secolo.
ma in realtà si tratta di un'enorme bugia. Per questo motivo, 5 ragazzi con strani poteri proveranno a demolirla. Vi lascio qua sotto in descrizione il link al book trailer, perché è veramente adrenalinico e ti mette molta carica e voglia di leggere immediatamente il fumetto. Per Rizzoli Lizard uscirà invece un nuovo fumetto di tuono pettinato, Chatwin. E anche in questo caso, sì, sono stata attirata dal gatto in copertina, che è tra l'altro il protagonista della storia, un gatto molto istruito che sogna di viaggiare per il mondo. Per questo motivo molla tutto alla comodità di casa e parte all'avventura. In questo percorso conoscerà poi dei nuovi compagni. Il prezzo di copertina è di 19 euro. Per quanto riguarda Feltrinelli Comics, uscirà un fumetto di Leo Ortolani, ovvero Luna 2069, pensato appunto per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna. Troveremo anche il terzo e ultimo volume della trilogia fumetti di Matteo Strucul e Andrea Mutti, ovvero Vlad, incentrato sul personaggio storico di Vlad III di Valacchia. Una serie a fumetti che cerca appunto di approfondire il personaggio che ha alimentato per tantissimo tempo la leggenda di Dracula. Il fumetto ha un prezzo di copertina di 14 euro. Troveremo poi anche il nuovo graphic novel di Silvia Zicche, ovvero L'allegra vita della quota rosa. Questo fumetto ha un prezzo di copertina di 16 euro e penso che ogni fan di Silvia Zicche ami il personaggio di Lucrezia, che torna anche in questa storia per parlare dei pregiudizi, dei vizi, dei luoghi comuni che tutt'oggi ci sono nella nostra società, che riguardano in particolare le donne. Bene, penso di avervi segnalato bene o male i fumetti che io non vedo l'ora di leggere, quelli che mi incuriosiscono di più e che penso possano incuriosire anche voi. Ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono effettivamente le vostre liste, i fumetti che recupererete assolutamente in fiera, o se starete a casa purtroppo come me, che cosa non vedete l'ora di recuperare a fiera terminata. Spero che questo video possa esservi utile, buona fiera se andrete a Lucca, in ogni caso noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!